Il pallone dentro è buono per Giordani, l'area di rigore, perde la palla a rimorchio per Buglio, c'è un controllo con la mano ed è calcio di rigore per la Pistoiese. Parte Angelo Buglio e lo sbaglia. Il pallone è con lo scambio aereo tra Buglio e Peluso, palla che arriva a Toledo, la palla dentro per Peluso. Pigoni mette giù per Giordani che può andare al tiro e la palla è fuori. E da parte della formazione di casa parte un altro pallone lungo a cercare Polidori, attenzione, il controllo e il tiro di Polidori ed è un gran gol da parte di Polidori che porta in vantaggio la formazione di casa. 22esimo minuto, calcio di punizione pericoloso per la formazione di casa, arriva la battuta alta sopra la traversa. Ecco la rimessa di Belli, è buona per Buglio che prova addirittura la botta in corsa da Bigoni che serve subito Peluso sulla faccia sinistra. Peluso punta l'uomo, prova il pallone dentro per Bigoni, Bigoni! Carletto Bigoni! Ed è l'1-1! Palla per Buglio, dentro per Peluso, può andare al tiro, una serie di deviazioni che alla fine servono Toledo sulla fascia, il pallone dentro teso, Peluso la botta, la palla resta lì, Buglio la deviazione di Bigoni, segna sempre lui, Carletto Bigoni fa 2-1. La battuta in area di rigore, la palla passa, deviazione di testa. Parte Gambadori, una gran botta la sua, palla fuori, in avanti Gambadori di testa per Buglio, ancora Gambadori, ancora Buglio, palla per Toledo, prova addirittura il colpo di tacco per Peluso. Toledo pensa addirittura a un tiro incredibile per Toledo, palla per Cecchi. Cecchi salta un uomo, ancora lui, la botta di Cecchi, di lui si fa portare via il pallone De Angelis. Un lancio lungo con l'uscita di Sambo, la deviazione fuori, cosa stavano per combinare qui con Lacchioni e Sambo. Gambadori prova il tiro della domenica e per poco non entra e porta a casa la partita, è game over a Madami, 2-1 per la Pistoiese. Porta in vantaggio il Flaminia al 16esimo Polidori e poi Bigoni nel finale del primo tempo al 36esimo e al 39esimo fa 2-1 e sarà il risultato finale. Il Foligno gioca con il 4-3-1-2, fuori Galbiati, dentro Agostini. Rispetto alla gara di Arezzo manca Maolini, al suo posto gioca Brescia che gioca da interno con le Menchinella. I quattro della linea difensiva sono Ciampa e Polpetta, esterni Adamo e sette passi centrali. Bevilacqua ha confermato, dietro le punte Porricelli e Urbanelli. Coligiana super in trasferta, schiera il 4-3-3, classico maglia azzurre per il Foligno, bianche con calzoncini rossi per i toscani. Dirige la gara signor Lorenzo Maggioni di Lecco. Al 10° minuto Foligno in vantaggio, Bevilacqua pennella, un cross preciso per la testa di Urbanelli, tutto solo, è un gioco da ragazzi mettere dentro. 2 minuti più tardi al 12esimo sull'out di sinistra Urbanelli mette al centro, Porricelli tutto solo spara addosso a corno che devia in angolo. Al 25esimo Menchinella arriva sul fondo, mette al centro, arriva Porricelli che viene anticipato da Agostini che salva la propria porta. Foligno che spinge sull'acceleratore, Colligiana che sta a guardare. Al 35esimo arriva il raddoppio sul calcio piazzato, Bevilacqua si trasforma da Pirlo, mette la sfera dove non può arrivare corno. Foligno controlla bene e scivola via così la prima frazione di gioco sul parziale di 2-0 per i Falchetti. Inizia la ripresa con la prima sostituzione per la Colligiana, esce Gianciulli, entra Barbalaco, non cambia niente nello scacchiere bianco-rosso, il quinto occasionissima per il Foligno, Urbanelli si invola sul lato di sinistra, rientra, appoggia a Bevilacqua, botta sicura, ma corno si supera mettendo in angolo. Al 7° Urbanelli entra in aria, la sua conclusione viene respinta da corno che diventa protagonista del match, opponendosi alla grande alle conclusioni dei Falchetti. Al 25esimo Monofri fa il primo cambio, esce Bevilacqua e entra Luchini, al 31esimo arriva il secondo cambio, fuori Urbanelli, dentro Chiani. Colligiana non si affaccia mai dalle parti di Biscrini, solo nel finale una timida reazione, ma non basta, e così arriva il triplo fischio finale del signor Maggioni. Foligno era una grande squadra, è una squadra che arriverà a lottarsi questo campionato, lo sapevamo,
Credo che tutto sommato abbiamo fatto le nostre forze, peccato perché abbiamo preso il primo gol, abbiamo fatto tre ingenuità in un'azione e chiaramente questo non si può concedere a una squadra del genere. Poi sinceramente abbiamo fatto quello che dovevamo fare con orgoglio fino alla fine, a testa alta, non certo qui noi dobbiamo venire a vincere, questo è chiaro. Abbiamo fatto secondo me una buonissima partita e soprattutto nel primo tempo siamo partiti bene contro un avversario secondo me difficile da affrontare perché molto bravo sotto l'aspetto della qualità, anche svelto, e che fino ad oggi aveva vinto più partite di tutti fuori casa con 4 vittorie, quindi c'è da fare i complimenti ai giocatori, a chi ha giocato, a chi è entrato, a Agostini che è riuscito comunque sia a fare una partita ottima e non far rimpiangere l'assenza di Galbiati che per noi è un giocatore importante. Dunque credo che dobbiamo essere soddisfatti della vittoria di oggi perché abbiamo vinto meritatamente, abbiamo rischiato niente, potevamo chiudere la partita nel secondo tempo, dopo 7-8 minuti abbiamo avuto due occasioni con Bevilacqua dove il portiere corner è stato molto bravo, con Urbanelli, poi forse ci siamo abbassati un pochettino troppo, ma abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, ma la vittoria è netta, limpida e ci consente di affrontare adesso sabato lo Scandicci e per poi chiudere il giorno d'andata con la pista di Jesu. Ecco. Ma avevamo relazioni importanti del Fido Capponi, il quinto posto in classifica la diceva lunga, insomma, una squadra con il credo un migliore score in trasferta, quindi la partita si presentava ostica e lo sapevamo, i ragazzi, il mister l'hanno preparata e affrontata molto bene, credo nel primo tempo abbiamo giocato una ottima partita, abbiamo creato diverse palle gol, grazie a Dio abbiamo messo a segno la prima rete, non come al solito dopo tante occasioni, ma abbastanza presto, questo ci ha un po' spianato la strada. Forse nel finale insomma, abbiamo calato un po' troppo il ritmo, un po' troppo presto, rischiando di far riaprire una partita che insomma, nel gioco non è mai stata, diciamo, credo, in discussione. E quindi siamo assolutamente soddisfatti, ci godiamo questo secondo posto e ci prepariamo a una difficile trasferta per sabato, ma sappiamo che se vogliamo avere ambizione qui in avanti dobbiamo correre veloce.